La civiltà egizia si sviluppò a partire dal 4000 a.C. in Egitto, nell'Africa del Nord, lungo le rive del fiume Nilo. Il Nilo attraversa l'Egitto da sud a nord e sfocia nel Mar Mediterraneo. La valle in cui scorre è ampia e fertile ed è circondata su entrambi i lati da un immenso deserto. Se osservi la carta, puoi notare che l'area dove cresce la vegetazione è molto stretta e segue il fiume lungo tutto il suo percorso. È qui che nacquero i primi villaggi dai quali ha avuto origine questa straordinaria civiltà. Intorno al 3300 a.C., il territorio dell'antico Egitto era diviso in due parti, che corrispondevano a due regni separati, il Basso Egitto a nord, nella zona del delta del Nilo, e l'Alto Egitto a sud, lungo la valle del Nilo. I due regni erano governati da due re diversi. Il re che governava il Basso Egitto portava una corona rossa, mentre il re dell'Alto Egitto indossava una corona bianca. Verso il 3000 a.C., il re Menes unì Alto e Basso Egitto in un unico regno, con capitale Menfi. Con lui iniziò la prima dinastia, cioè una famiglia di re, chiamati faraoni, che si tramandavano il potere di padre in figlio. Nell'antico Egitto governarono in sequenza circa 30 dinastie. Gli storici dividono la storia della civiltà egizia in tre periodi. Durante l'antico regno, dal 3000 al 2200 a.C., l'Egitto visse un periodo di pace e ricchezza, caratterizzato dalla costruzione delle grandi piramidi. La capitale era Menfi. Nel Medio Regno, dal 2050 al 1650 a.C., l'Egitto ampliò i suoi confini verso sud, conquistando anche la Nubia, una terra ricca di minerali. La capitale del regno era Tebe. Il Nuovo Regno, dal 1600 al 1000 a.C., fu il periodo di massimo splendore, durante il quale si realizzarono monumenti colossali, come i templi. Intorno al 1000 a.C., l'Egitto divenne sempre meno potente e fu invaso da altri popoli, finché nel 31 a.C. venne conquistato definitivamente dai Romani. Dopo questa introduzione, incominciamo a scoprire come si viveva in Egitto, iniziando dal suo protagonista principale, il Nilo. Il fiume Nilo era una grande ricchezza per il popolo egizio. Ogni estate, nelle regioni che il Nilo attraversava, cadevano forti piogge, che facevano straripare il fiume. La piena trascinava con sé grandi quantità di terra e fango, che si riversavano sui campi. Gli abitanti dei villaggi capirono ben presto che l'inondazione durava circa 4 mesi. Osservarono che quando le acque si ritiravano, lasciavano sul terreno un fango fertilissimo, il limo. Così, osservando le piene del fiume, i contadini suddivisero l'anno in 3 stagioni. Akhet, 15 luglio, 15 novembre, era la stagione dell'inondazione. I campi diventavano delle paludi e il terreno si arricchiva di limo. Pere, 15 novembre, 15 marzo. Era la stagione della semina e della crescita delle piante. Scemo, 15 marzo, 15 luglio, era la stagione calda e secca. I contadini mietevano i cereali e raccoglievano la frutta, in attesa della nuova inondazione. Gli egiziani costruirono canali per regolare le acque e farle arrivare anche nelle zone più aride. Edificarono anche bacini per conservare l'acqua. Per tenere sotto controllo il livello del fiume, gli egizi costruirono i nilometri, colonne o argini in pietra su cui venivano tracciate delle linee. L'attività principale degli egizi era l'agricoltura. Coltivavano grano, orzo, legumi e alberi da frutto, in particolare fichi e datteri. Dalle campagne provenivano raccolti così abbondanti, che nell'antichità l'Egitto veniva chiamato il granaio del mondo. Vicino al delta del Nilo si coltivavano viti, per la produzione del vino, e lino, con il quale filavano i tessuti. Dalla coltivazione dei fiori di loto ottenevano oli profumati e ornamenti per le abitazioni. Anche l'allevamento era molto praticato. Allevavano buoi, pecore, cavalli, asini, ma anche animali da cortile, e api per la produzione del miele, con il quale dolcificavano i cibi. Il Nilo era ricco di pesci e uccelli, e garantiva agli abitanti cibo in abbondanza. Nelle zone paludose vivevano cacciatori e pescatori. Per catturare i pesci si usavano reti intrecciate con fibre vegetali, lenze e arpioni.
Gli egizi estraevano dalle miniere pietre dure e oro con cui gli artigiani realizzavano gioielli. Estraevano anche marmo e granito, usati per le costruzioni. Gli artigiani producevano oggetti molto raffinati. Con la ceramica fabbricavano vasi, stoviglie e statuette, mentre altri si occupavano della decorazione delle maestose tombe dei faraoni e dei cittadini più ricchi. Lungo le rive del Nilo cresceva spontaneamente il papiro, una pianta da cui gli egizi ottenevano sottili fogli sui quali scrivevano. Con le canne costruivano cesti, calzature e imbarcazioni fluviali. I commercianti egizi scambiavano i prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e i materiali da costruzione, come il marmo e il granito, con i popoli vicini. Si spostavano via terra su carri trainati da animali e lungo il fiume su imbarcazioni costruite con fasci di papiro legati con canne e corde. Successivamente gli egizi realizzarono imbarcazioni più grandi in legno, in grado di trasportare maggiori quantità di merci. Nella città di Menfi sorgeva un importante porto sul Nilo, da dove partivano i mercanti. Per i commerci via mare si servivano di altri popoli, come i Fenici, abili navigatori in mare aperto. Gli egizi importavano merci che in Egitto scarseggiavano, come il legno di cedro e le stoffe dalla Fenicia, l'olio, il vino e la ceramica da Creta, il rame da Cipro e i metalli preziosi dalla Nubia. Dall'Africa centrale provenivano legni pregiati, avorio, uova di struzzo e animali selvatici, come scimmie, giraffe e leopardi. Dalle pitture ritrovate all'interno delle piramidi, sappiamo che gli egizi tenevano molto alla cura e alla pulizia del loro corpo. Si lavavano con un miscuglio di ceneri e argilla, si ungevano la pelle con creme per ammorbidirla e usavano profumi e oli vegetali. Donne, uomini e bambini si truccavano di nero il contorno degli occhi con una polvere chiamata kajal. Gli abiti erano fatti di lino. Gli uomini indossavano un gonnellino lungo fino alle ginocchia con un mantello, mentre le donne usavano lunghe tuniche bianche. I poveri calzavano sandali in papiro, i più ricchi in cuoio. In base all'attività che svolgevano, gli egizi erano divisi in classi sociali. Era molto difficile migliorare la propria condizione e passare da una classe sociale all'altra, poiché questa suddivisione era molto rigida. Puoi immaginare la società egizia rappresentata come una piramide così costruita. 1. Al vertice della piramide c'era il faraone. La regina compariva spesso al suo fianco. 2. Sotto di lui c'erano i sacerdoti, che celebravano le cerimonie religiose e amministravano le scorte di cibo nei magazzini. Seguivano i nobili e i funzionari. Il visir era il funzionario di fiducia del faraone. Amministrava la giustizia, riscuoteva i tributi e controllava la costruzione delle opere pubbliche. 3. Gli scribi conoscevano la complessa scrittura egizia. Scrivevano le leggi, riproducevano i testi religiosi e contavano le merci che entravano e uscivano dai magazzini. 4. I guerrieri avevano il compito di difendere il regno dai nemici. 5. Il popolo era formato soprattutto da contadini e allevatori, seguivano poi artigiani e mercanti, che godevano di un certo benessere. 6. Infine c'erano gli schiavi, molti dei quali prigionieri di guerra, che facevano i lavori più pesanti. Nella società egizia le donne avevano gli stessi diritti degli uomini e ricoprivano un ruolo importante in ogni classe sociale. Potevano anche diventare faraone. La regina Hatshepsut divenne faraone dopo la morte del marito e regnò per più di 20 anni. Anche Nefertari e Cleopatra furono due spose reali molto importanti. Il faraone, cioè il re, era l'autorità più importante dell'Egitto e ogni sua parola era considerata legge. Gli egizi lo consideravano un dio, che viveva sulla terra per regnare sugli individui e per garantire buoni raccolti, la salute delle persone e degli animali e la vittoria nelle guerre. Il faraone viveva nel palazzo reale, un'abitazione grandiosa che simboleggiava la sua potenza. Per un certo periodo, alla morte del faraone, il corpo veniva deposto all'interno di una piramide, un enorme edificio costruito con blocchi di pietra. Egli aveva potere assoluto. Era padrone di tutte le terre e di tutte le ricchezze dell'Egitto.
organizzava i lavori agricoli, stabiliva i tributi che il popolo doveva pagare e decideva le scorte di cibo da depositare nei magazzini per i periodi di carestia. Era capo dell'esercito. Stabiliva le leggi. Era il sacerdote più importante. Durante le cerimonie pubbliche, il faraone indossava alcuni oggetti che simboleggiavano il suo potere. Sul capo poteva avere la doppia corona bianca e rossa oppure il nemes, un copricapo i cui lati erano decorati con strisce oro e blu, segno dell'alternarsi del giorno e della notte. In mano teneva la frusta, per punire i nemici, e il pastorale, un bastone ricurvo, simile a quello del pastore, per indicare che il faraone guidava il suo popolo. Sulla fronte spuntava la testa di un cobra, simbolo di regalità. La barba posticcia rappresentava la sua natura divina. Gli egizi furono abili matematici, geometri e architetti. Nel papiro di Ames, dal nome dello scriba che lo trascrisse attorno al 1650 a.C., sono contenuti frazioni, problemi aritmetici e formule geometriche. Grazie a queste conoscenze, gli egizi hanno progettato dighe e canali, misurato i terreni e i confini dopo le inondazioni del Nilo e calcolato la quantità di materiali necessaria per la costruzione di grandi edifici. Gli architetti progettavano templi spettacolari in onore delle divinità, come quello di Karnak, a Luxor, ricco di colonne, affreschi e decorazioni. Grazie agli studi di astronomia, gli egizi impararono a misurare il tempo ed elaborarono un calendario di 12 mesi, ciascuno di 30 giorni, raggruppati nelle tre stagioni del Nilo. Furono i primi a osservare come alcuni materiali naturali si modificavano grazie a quelle che oggi chiamiamo reazioni chimiche. I prodotti per la cura del corpo e i trucchi erano ottenuti proprio grazie alla loro abilità nel saper mescolare insieme varie sostanze. I medici egizi studiavano il corpo umano e lo curavano con medicine a base di erbe, radici e miele. Gli egizi furono anche abili vasai, scultori e orafi. Gli artisti dipingevano le pareti di templi, tombe e palazzi con immagini di vita quotidiana e divinità. La testa è vista di profilo, con l'occhio di fronte. Il busto risulta frontale. Il bacino, le gambe e le braccia sono di profilo. Gli egizi erano politeisti, cioè credevano in molti dei. Alcune divinità erano zoomorfe, avevano cioè l'aspetto di animale. Altre antropomorfe con l'aspetto di esseri umani e potevano avere il corpo di un umano e la testa di animale, oppure essere del tutto simili alle persone. Gli egizi consideravano sacri alcuni animali, ad esempio l'ibis, che nel fango scovava e uccideva i serpenti, il gatto, che teneva lontani i topi dai granai, il toro, simbolo di fertilità e di ricchezza, e il coccodrillo, che discendeva il corso del Nilo annunciando l'inizio della piena del fiume. Ed ora approfondiamo la conoscenza di alcune tra le più importanti divinità egizie. Osiride. Dio signore dell'oltretomba. Osiride è il giudice che al termine del viaggio del defunto emette la sentenza e accoglie nel suo paradiso la persona che nella vita si è comportata in modo giusto. Ra. Dio sole. Era una delle divinità più antiche dell'Egitto. Quando fu congiunto con il dio tebano Amon, divenne la più importante divinità della religione egizia. Era rappresentato come un falco sul cui capo è posto il disco solare. Amon. Nell'antico Egitto era considerato dio della creazione e della fecondità. Il luogo principale dove si sviluppò il suo culto era la città di Tebe. Durante il Nuovo Regno, 1575-1080 a.C., fu assimilato al dio del sole Ra. Amon è raffigurato come un uomo sul cui capo si evidenziano due grandi piume, oppure come un uomo con testa di ariete, o anche solo come ariete. Horus. Il dio dalla testa di falco, protettore dell'Egitto. Il suo nome, infatti, significa sia cielo che falco. Thoth. Dio dalla testa di Ibis, inventore della scrittura e signore della sapienza. Nut. Dea del cielo stellato, ossia il cielo della notte. Iside. Dea della vita, della guarigione,
della fertilità e della magia. Rappresentata come una donna recante sulla testa due corna di mucca, all'interno delle quali era collocato il sole. Anubis. Dio protettore dei defunti. Per questo motivo era invocato durante il rituale della mummificazione. Rappresentato in forma di sciacallo o come un uomo con testa di sciacallo. Secondo la religione egizia, gli esseri umani potevano continuare a vivere anche dopo la morte. Affinché ciò avvenisse, era necessario possedere una tomba, cioè una casa per l'eternità, e conservare il proprio corpo perfettamente integro. Per questo motivo gli egizi inventarono una tecnica per poter conservare i corpi dei morti, chiamata mummificazione. Questa procedura era riservata a nobili e faraoni e durava circa 70 giorni, trascorsi i quali il corpo veniva sepolto. Coloro che non potevano permettersi la mummificazione si facevano seppellire nel deserto, dove l'aria secca e la sabbia favorivano la conservazione del corpo. Vediamo insieme come si procedeva alla mummificazione di un defunto. Prima il corpo veniva accuratamente lavato e svuotato degli organi interni riposti in vasi, detti canopi. Nel corpo veniva lasciato solamente il cuore. Poi il corpo veniva immerso per 40 giorni in una sostanza simile al sale, chiamata natron. Successivamente veniva unto con unguenti profumati. La salma veniva poi avvolta con bende di lino nelle quali venivano posti amuleti, sigillata con bitume, e diventava così una mummia. Infine il corpo veniva deposto in una bara di legno, chiamata sarcofago. Sul viso era posta la maschera funebre, che riproduceva i lineamenti del defunto. Secondo un antico mito egizio, per arrivare nell'aldilà, il defunto doveva superare la prova della pesatura del cuore, in presenza del dio Osiride. Il defunto era accompagnato dal dio sciacallo Anubi, accanto ad una bilancia. Su uno dei due piatti veniva posto il cuore, simbolo della vita della persona, e sull'altro una piuma, simbolo di Maat, dea della giustizia e della verità. Se il cuore pesava come la piuma, significava che il defunto non aveva colpe e veniva accolto nel regno di Osiride. In caso contrario, il defunto veniva divorato dal mostro Aam, con testa di coccodrillo, zampe anteriori e busto di leone, zampe posteriori di ippopotamo. Le piramidi erano le tombe dei faraoni. Venivano edificate sulla riva sinistra del Nilo, dove tramontava il sole, poiché gli egizi credevano che lì si trovasse il regno dei morti. Per costruire una piramide occorrevano milioni di blocchi di pietra, che venivano trasportati con imbarcazioni lungo il corso del Nilo. Migliaia di operai lavoravano alla realizzazione delle piramidi, fra questi c'erano anche i contadini, quando non dovevano occuparsi dei campi. I blocchi venivano trascinati grazie a speciali slitte, lungo rampe di terra e pietrisco, che crescevano insieme alla piramide. La progettazione della piramide era affidata a un architetto reale. I lavori iniziavano non appena il faraone saliva al trono. Fra il 2700 e il 2200 a.C. furono costruite circa un centinaio di piramidi. Le più famose sono quelle dedicate ai faraoni Cheope, Chefren e Micerino, nella località di Giza. Vicino alla piramide di Chefren venne costruita la Sfinge, una statua che raffigurava un leone accovacciato con il volto di un faraone. Le prime tombe dei faraoni furono scavate sottoterra e ricoperte da cumuli di pietre e sabbia. Questo tipo di struttura era chiamata mastaba e aveva l'aspetto di un enorme gradino. Verso il 2630 a.C., nella località di Saqqara, l'architetto del faraone Zoser ebbe l'idea di impilare, una sull'altra, sei mastabe sempre più piccole. Si ottenne così la prima piramide a gradoni. Soltanto dal 2500 a.C. vennero costruite le piramidi a facce lisce. La prima fu la piramide rossa di Snefru. All'interno della piramide, oltre al sarcofago, venivano posti oggetti preziosi appartenuti al faraone quando ancora era in vita. Per evitare che le tombe venissero saccheggiate dai ladri, a partire dal 1500 a.C., i faraoni rinunciarono alla costruzione delle piramidi. Così molti sovrani vennero sepolti in tombe scavate nella roccia, in una zona montuosa difficilmente accessibile, non lontano da Tebe.
Questa regione prese il nome di Valle dei Re. Qui è stata ritrovata ancora intatta la tomba del giovane faraone Tutankhamon, l'unica a non essere stata saccheggiata dai ladri. Al suo interno furono rinvenuti migliaia di oggetti preziosi, come la maschera funeraria d'oro che ricopriva il volto del faraone. Le mogli dei faraoni venivano sepolte poco lontano, in un luogo chiamato Valle delle Regine. Un altro importante elemento della storia della civiltà egizia riguarda la scrittura, che comparve intorno al 3000 a.C. Era composta da migliaia di segni, detti geroglifici, parola che significa segni sacri. Infatti, gli egizi credevano che la scrittura fosse un dono degli dei. I geroglifici erano molto complessi e potevano rappresentare oggetti, idee o azioni. Col tempo gli egizi inventarono sistemi di scrittura più semplici, la scrittura demotica, utilizzata dal popolo, e la scrittura ieratica, usata principalmente dai sacerdoti per i testi sacri. I geroglifici furono decifrati nel 1779, grazie al ritrovamento di una stele nella città egizia di Rosetta. Per gli egizi saper leggere e scrivere era considerato un grande privilegio. Per diventare scriba occorrevano anni di studio e una rigida disciplina. I bambini maschi delle famiglie più ricche frequentavano la scuola, chiamata Casa della Vita, che si trovava all'interno dei templi. Scrivevano con bastoncini appuntiti sui fogli di papiro. Gli egizi ricavavano l'inchiostro per scrivere, da elementi naturali, il nero dal carbone e il rosso dalla terra argillosa. Ecco come gli artigiani egizi ricavavano i fogli dal papiro. 1. Il fusto veniva tagliato a strisce sottili. 2. Si disponevano le strisce una accanto all'altra in due strati sovrapposti. 3. I fogli venivano battuti con una pietra liscia e lasciati essiccare al sole. La ricca città di Tebe, capitale del Regno d'Egitto, sorgeva su una grande pianura nei pressi del Nilo. Il porto accoglieva le navi cariche di merci e mercanti. La città ospitava i grandi palazzi dei nobili e i templi, ma anche le case del popolo, le botteghe artigiane e i magazzini. Il tempio principale era dedicato al dio Amon-Ra e comprendeva grandi sale, cortili e colonne dipinte. Al tempio si accedeva tramite il viale delle Sfingi, che portava all'ingresso fiancheggiato da grandi statue del faraone e ai due obelischi, enormi monumenti di granito che simboleggiavano il sole. Superato l'ingresso, si raggiungeva un ampio cortile, i fedeli potevano accedere fin qui. In fondo al tempio c'era il santuario, in cui veniva custodita la statua del dio. Solamente ai sacerdoti era permesso accedervi. Le case dei ricchi erano costruite su più piani. L'arredamento di base era composto da tavolini, sedie, sgabelli ed era completato da tende e cuscini. Vicino ai letti si tenevano cassapanche di legno per riporre vestiti e biancheria. Le case del popolo erano costruite con mattoni di argilla, intonacate di bianco e con il tetto a terrazza, a cui si accedeva tramite scale esterne. Il nostro viaggio nella storia del popolo egizio finisce qui. Ci sarebbero da dire ancora moltissime cose, ma le studierete quando sarete più grandi. Questo è stato solo un primo assaggio, che spero vi sia piaciuto. Ora mettetevi comodi e immaginate di essere in Egitto. Noi ci vediamo alla prossima puntata.